di questi due ragazzi e abbiamo fatto bene, perché ci hanno portato in un paradiso nascosto, un angolo di paradiso isolato da tutto e da tutti. Tornare sulla barca, ci hanno fatto trovare la frutta fresca appena sbucciata e poi ci hanno portato in una seconda spiaggia dove abbiamo dato da mangiare uno scimmio, abbiamo visto il tramonto africano e hanno acceso un falò. Molto vibes Isola dei Famosi. La sera torna a distanza, ho seguito i Webu Awards scoprendo di essere arrivata seconda nelle mie due nomination. Il giorno seguente avremmo dovuto fare il safari, ma ci è stato comunicato poche ore prima che l'avremmo fatto gli ultimi due giorni, quindi abbiamo organizzato un'altra attività all'ultimo su un'altra barchetta super sicura. Abbiamo incontrato Omar, la nostra guida che ci ha fatto compagnia per tutto il giorno. Lui penso che ci rimarrà per sempre nel cuore. Di una bontà assurda ci ha insegnato Hakuna Matata. No stress, niente problemi. Ci ha portato prima su Prison Island, dove abbiamo visitato la vecchia prigione e abbiamo dato da mangiare le tartarughe giganti. Pensate che avevano 200 anni. Seconda tappa del giorno, Nakupenda. Una lingua di sabbia che con il passare delle ore scompare. Like per la parte 2 e vedere le disavventure degli ultimi due giorni.